In una società sempre più complessa diventa sempre più facile perdersi in attività frenetiche, cadere nell'ansia, nella depressione, arrendersi a vivere una vita che non ci soddisfa pienamente. Come possiamo allora evitare di perderci? Come possiamo, ad esempio, portare più equilibrio tra i diversi ambiti della nostra vita? Come possiamo ottenere soddisfazione e prosperità facendo un lavoro che amiamo? Quali sono i meccanismi inconsci che ci spingono a scegliere sempre un certo tipo di partner? E come uscirne? Come guarire dalle ferite del passato? Come uscire dallo stress, dalla paura, dai meccanismi che ci bloccano per liberare finalmente il nostro vero potenziale? Come possiamo migliorare le nostre relazioni? E come riconnetterci con i nostri veri valori e la nostra missione di vita? Sono le domande che potrai esplorare durante il corso e all'interno del labirinto. Infatti, uno dei grandi vantaggi di questa pratica del camminare il labirinto è che insegna alla mente a calmarsi. Camminare il labirinto richiede un continuo riorientamento del corpo e mentre il fisico è occupato in questo movimento, la mente, solitamente così agitata, finalmente può quietarsi. Allo stesso modo, mentre l'emisfero sinistro del cervello è occupato a seguire la progressione logica e ripetitiva del sentiero, costruito con la geometria sacra del labirinto, l'emisfero destro è libero di pensare in maniera creativa. Camminare il labirinto porta ad integrare il corpo con la mente e la mente con lo spirito e a riconnettersi così con il nostro intuito, la nostra saggezza. E ritrovare così le nostre risposte alle domande della vita. Infatti non è un caso che molto spesso, man mano che procedono nel labirinto, le persone intuiscano come procedere nella vita. Di fatto percorrere il labirinto da sempre simboleggia ritrovare la strada verso il centro di noi stessi, verso la nostra saggezza, la nostra anima, la nostra parte divina. Ecco allora che nella quiete del labirinto potrai imparare a ritrovare equilibrio e benessere, a ridurre lo stress, a lasciare andare il dolore emotivo, a riconnetterti con la tua saggezza interiore, con il tuo intuito, a scorgere nuove consapevolezze e potrai far emergere la tua vera guida interiore, ricevere le risposte che ti servono in questo momento della tua vita e dare così un senso più profondo alla tua esistenza. Ti aspetto e buona vita.